Partono oggi, posticipati di quasi un mese rispetto al solito, i saldi in tutta Italia. Anche se a Nuoro, già ben prima dei saldi, era difficile trovare qualche attività commerciale che non applicasse uno sconto sui prodotti. Una politica, ascoltando i pareri dei negozianti del centro città, dettata dalla necessità di attrarre nuovamente i clienti dopo il lockdown. Sono pochi i negozianti che hanno voglia di parlare davanti alla telecamera, ma lontano dai microfoni alcuni di loro ci raccontano di una ripresa post-Covid lenta, spesso resa ancora più in salita dalla questione affitti, con l'evidente difficoltà di pagare ai proprietari dei locali commerciali anche le quote dei mesi del lockdown, in cui le vendite si sono azzerate. Non sempre il pessimismo a prevalere, c'è anche chi vede l'evoluzione delle prossime settimane con cauto ottimismo. Finora è stato un attimino altalenante, nel senso che è difficile infatti fare in questo momento delle previsioni riguardo il discorso saldi. Adesso non posso dire, è chiaro che ci vuole per forza dell'ottimismo, se no guai, perché vista la situazione, il momento, quello che è stato fino ad oggi, sarebbe veramente da, insomma, la situazione non è delle migliori. Però diciamo, io sono un po' ottimista, nel senso spero, ecco, che quello che non è successo fino ad oggi possa succedere oggi in poi, ecco, tutto lì. Le aspettative sono tante, io penso che vadano bene, vadano benissimo anzi. Poi dall'inizio della riapertura ad oggi c'è stata una ripresa notevole, noi siamo contenti, i nostri clienti stanno rispondendo, quindi anche con i saldi abbiamo già visto stamane che avevamo anche un bel movimento. E mentre sempre più locali commerciali stanno per andarsene dal centro città, è inevitabile una riflessione sulla necessità di ravvivare il Corso Garibaldi. La trasformazione del corso in area pedonale urbana lo rende sicuramente più attraente per i potenziali clienti. Un primo passo, si spera, di un piano che inverta il trend di un centro città sempre più privo di un'identità, disadorno di negozi e di centri di aggregazione.